Servizio di pattugliamento straordinario nelle zone del borgo da parte degli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Faenza, in particolare dopo le denunce e le proteste dei residenti ai confini del centro abitato lungo via Fornarina. Ed è proprio in una di queste zone che l'altra notte i carabinieri di Solarolo sono stati dirottati dalla centrale operativa dopo aver ricevuto una segnalazione di un cittadino svegliato nel cuore della notte da alcuni strani rumori in via Gentili. Arrivati sul posto, gli agenti hanno sorpreso due ladri intenti ad operare attorno ad un Audi A4, nuovo modello, con i volti coperti da passamontagna. Alla vista delle forze dell'ordine, i due ladri hanno posato i propri attrezzi e sono scappati per i campi, facendo perdere le loro tracce grazie alla scarsa illuminazione della zona. Tornati nei pressi del veicolo, i carabinieri si sono accorti che quello che i due malviventi stavano portando avanti era un furto da diverse migliaia di euro, con la vettura che stava venendo completamente vampirizzata. Pezzi della carrozzeria e fanali smontati, parti elettriche asportate, tutto quanto è stato riconsegnato al legittimo proprietario, rintracciato attraverso la targa del veicolo. Nei prossimi giorni continueranno i servizi di pattugliamento dei carabinieri con misure straordinarie nel tentativo di debellare la piaga dei furti e dei danni delle auto in sosta che stanno interessando diversi residenti in città.